Leggi, su. Gli operai che lavorano ai navigli... Cambia, cambia. Gli operai che lavorano ai navigli... Cambia. Si lamentano che non sono pagati ormai... Sì, cambia. I fabbricieri del Duomo... Cosa vogliono questi fabbricieri? Dicono che i lavori procedono a rilento per mancanza... Per mancanza di fondi, sì. Vai avanti, va. Frate Vincenzo... Eh? Frate Vincenzo da Castelnuovo, priore dei Domenicani nel convento di Santa Maria delle Grazie, scrive... Fai buona guardia tu, eh? Ma cosa vuole questo priore? Ci ha ricostruito tutta la chiesa delle Grazie, tutta la parte di dietro, com'è lei che si chiama? L'abside. L'ho fatta rifare dal Bramante. Mi ci farò pure seppellire quando sarà il momento. C'è quel solare lì che mi sta preparando il monumento. Ma cosa vogliono da me questi frati della malora? Si raccomandano sempre alla benevolenza dell'eccellentissimo... Sì, la benevolenza, la benevolenza. Eccola qui la benevolenza. Beh, se è per la benevolenza, di che ci possono contare? Maestro Leonardo scrive... Eh? Cosa c'ha da scrivere anche lui, maestro Leonardo? Leggo. Sì, leggi. Assai mi rincresce che l'avere a guadagnare il vitto m'abbia fare interrompere e seguitare l'opera che già vostra salta, signoria... Salta, salta, conoscendo la mente di vostra eccellenza, come io resto dall'avere il salario da 2 anni... Due anni? Ma non sono mica 2 anni. Continuo? Sì, continuo. Del cavallo non dico niente poiché conosco i tempi. Bravo, meglio non dire niente, bravo. Ma insomma, cosa vogliono da me tutti quanti? Ci ho rifatto il Duomo, ci ho rifatto le Grazie, ci ho rifatto un centinaio di canali che si può andare in barchetta dal Tesino fino all'Adda. E poi quel Leonardo lì lo dovrebbe anche sapere perché ce le ha inventate lui, quelle chiuse lì che invece di che dal di dentro sia dal di fuori si aprono dal di dentro. Ho piantato migliaia di gelsi che i bacchi da seta te li ritrovi fin sotto il letto. Adesso ho difficoltà, ecco. Ho difficoltà e poi devo anche pensare un po' a sti francesi. Chiamali domani tutte e due, va? Sì, eccellenza. Chi, eccellenza? Ma il priore, no? E l'altro lì, Leonardo. Dai, dai, che caldo freddo è tutto lo stesso. Bevilo prima tu. Non si sa mai. Tu che sei scienziato, credi che mi farà bene? A voi non lo so, ma a lui certamente farà bene perché lo pagate. Questi toscani sono tutti linguacce. Vai, vai. Avanti voi due. Dunque, dunque, dunque. Per dimostrare a voi e a te, anche a te, la mia benevolenza, ho pensato che il famoso maestro Leonardo qui, che è il mio pittore, vi dipingerà nel convento tutta una parete del refettorio. Una ultima cena. Così voi avrete un affresco del mio famoso pittore e tu... Oi, di maestro... Parlo con te, Tu sarai pagato dai frati. Dai frati? Ma, eccellenza... Va là, va là, va là, che intanto i soldi escono tutti di qui. Volevo solo fare osservare che nel refettorio i fratelli... Ma cosa fanno i fratelli nel refettorio? Mangiano. E poiché il maestro Leonardo, oh, eccellentissimo pittore, eccellentissimo, non è propriamente... Non è propriamente uno che fa la svelta, vabbè, pazienza. Mentre lui lavora, voi altri mangiate in cucina. Ma chi volete che vi mandi? Un imbianchino che con un pezzo di scopa lì si fa tutto il muro in 448 e poi vi lascia lì una vaccata come quella del Montorfano? Ce l'avete già lì nel refettorio? Anzi, guarda, già che ci vai tu, scancella via tutto. Che quando vado al convento per il digiuno, già che si mangia male per via del digiuno, non riesco più a vedermela davanti agli occhi. Ma, eccellenza... va bene così. Deo gratias. Bene. Beh, e tu cosa fai lì con quella faccia? Marchesino!
Quando vedono la faccia del marchesino Stanga, il mio tesoriere, sono tutti contenti, frati e pittori. Senti un po', dai un po' 100 ducati qui d'anticipo al mio amico. Ah, sì, Leonardo. Leonardo. L'ultima cena. L'ultima cena era un soggetto già più volte trattato nella pittura italiana. Fin dalla prima monumentale composizione di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, a Padova. Andrea del Castagno, in Santa Pollonia di Firenze, Andrea del Castagno, in Santa Pollonia di Firenze, aveva ripreso il tema, conservando il dettaglio di San Giovanni che reclina il capo sul petto di Gesù, ma disponendo gli apostoli frontalmente allo spettatore. Tranne Giuda, isolato al di qua della tavola. Quasi conscio del suo tradimento. Francesco Botticini ripigliava a sua volta il medesimo schema, con poche varianti, come si vede, tranne quella di piegare la tavola a ferro di cavallo. Il bellissimo affresco di Domenico Ghirlandaio nel refettorio di San Marco ripete ancora una volta le cene tradizionali. Leonardo inizia subito una lunga serie di schizzi. E un disegno conservato all'Accademia di Venezia ci mostra la sua prima idea. Questo disegno forse non è originale, molto probabilmente ci troviamo davanti a una copia eseguita da un allievo, la copia di un primo abbozzo del quale ormai non rimangono tracce, e che si componeva in questa maniera, ripetendo ancora una volta il modello classico. E non poteva soddisfare Leonardo. Ciò detto Gesù, con la commozione nel cuore, proclamò apertamente: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono l'un l'altro, incerti di chi parlasse. Uno di essi, colui che Gesù prediligeva, stava appoggiato al petto di Gesù. Appoggiato al petto di Gesù. Gesù disse: dove io vado, voi non potete venire. Dove io vado, voi non potete venire. Gesù disse: dove io vado, voi non potete venire. Queste parole isolano Cristo in una solitudine irraggiungibile. L'ombra della morte, che gli sa essere vicina, già lo pone lontanissimo dai discepoli. Lo immerge in un lungo silenzio che romperà solo più tardi con le parole: amatevi l'un l'altro. Solitudine. Comando di amore. Forse rimpianto di amore. Se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo. Anche Leonardo ha cercato la solitudine. E forse solo ora si accorge che questa solitudine è simile a un vuoto. Nessun affetto, forse nemmeno un amico, danno un senso al suo lungo e affannoso studiare. Gli allievi sono egoisti. Salai non è mai uscito dalla sua mediocrità.
La madre è morta, rimanendo fino all'ultimo, per lui, Caterina. È in lui o negli altri il difetto? Forse, come sempre, la colpa è metà da una parte, metà dall'altra. Forse gli altri trovano troppo faticosa la sfera rarefatta in cui egli vive. E lui non è abbastanza umile. Se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo. Egli è solo. Ma quanto gli costa essere solo? D'ora in avanti i disegni della cena rappresentano un Cristo solitario. Nemmeno Giovanni, il discepolo prediletto, gli è vicino. Non reclina più il suo capo sul petto di lui come nel Vangelo e come lo avevano rappresentato Giotto e Andrea del Castagno. Solo, in mezzo agli apostoli, Cristo non parla più e non accusa. È assorto in un suo pensiero interiore, già lontanissimo dal tumulto che le sue parole «Uno di voi mi tradirà» hanno suscitato. Più lontano di quel lontano cielo che si sprofonda dietro il suo capo nell'ultima trasparenza della sera. Adesso che ha creato il centro emotivo dell'affresco e ne ha fissato l'idea principale, Leonardo, al solito, incomincia a indagare, a studiare. E il refettorio delle grazie, con l'impalcatura pronta, il grande spazio dell'affresco già segnato sul muro, rimane vuoto. Così che lavorate, maestro Leonardo? Se no mi sfuggiva dalla mente. Idee per gli apostoli. Uno che beveva lascia il bicchiere, un altro parla all'orecchio dell'altro e quello che ascolta si volge verso di lui tenendo nella mano un coltello e nell'altra mano il pane diviso dal coltello. Un altro... Scusate, lo avevo ancora da sapere che i quadri si scrivevano. La pittura è una poesia muta. E per oggi ha lavorato abbastanza. Proprio allora, invece, Leonardo incomincia a lavorare. Scrive il Vasari. Piacevagli tanto quando egli vedeva certe teste bizzarre che avrebbe seguito uno che gli fosse piaciuto un giorno intero e se lo metteva talmente nell'idea che poi lo disegnava come se l'avesse presente. Soleva Leonardo andare la mattina a buon'ora e montar sul ponte e dal nascere del sole sino allo imbrunire non lasciava mai il pennello di mano, scordandosi il mangiare e il bere. Così scrive Matteo Bandello, famoso scrittore, in una vivacissima descrizione che gli fa di Leonardo quando lavorava nel refettorio delle Grazie. Pazienza, fratelli, abbiate pazienza, finirà. Quello dentro e noi qui fuori alla pioggia. Salai, prepara i colori. Sì, maestro. Salai. Sì, maestro. Oltremarino. Ehi, ragazzo, Salai. Hai fame, ne vuoi? Magari. Tieni, mangia. Sarebbero poi passati due o tre giorni che non avrebbe messo mano alla pittura. Salai, l'azzurro. Ed esaminava solamente ciò che aveva dipinto. Matteo Bandello, che ci descrive Leonardo così, era nipote del priore delle Grazie. Aveva allora solo 9 anni e studiava con altri ragazzi nel convento. Vieni, che non c'è il mio. Guarda, che bella pittura. È grande. Andiamo a vedere. Vuoi mettere il fatto entrare? È bella. Ma se non è ancora finita, come fai a dire che è bella? Hai visto? Hai visto? Tutti gli apostoli. Quello è San Giovanni. Quello lì è Giuda. Giuda somiglia a suo zio priore. Ha capito. È vero. Brutto scimunito. È vero. Il pittore. Arriva il pittore.
dai, usciamo. Ma dove vai, sei scemo? Nascondiamoci. Ma no, li credo. Ma no, via, no, no. La porta. Vi siete dimenticati la porta. Molti anni dopo, divenuto grande e famoso, così il Bandello racconta in una delle sue novelle. Partiva spesse volte da Corte Vecchia, ove a quello stupendo cavallo di terra lavorava, e... Partiva spesse volte da Corte Vecchia, ove a quello stupendo cavallo di terra lavorava. E in pieno mezzogiorno, quando il sole è in leone, andarsene per le strade diritto alle grazie. Asceso sul ponte pigliava il pennello, dava una o due pennellate ad una delle figure, poi subito scendeva e andava altrove. Adesso fuori, ragazzi, eh? La vostra parte l'avete finita. Andate a giocare. Anche tu, Matteo. Su, vai. Bravo. Questa tormentata indagine non ha però sopraffatto l'idea iniziale. Il tumulto e l'agitarsi degli apostoli sembrano rendere ancora più irraggiungibile il solitario silenzio di Gesù, al cui volto, che si staglia pensieroso sul cielo della sera, convergono tutte le linee della composizione e i gesti degli apostoli, composti con sapienza mirabile in gruppi di tre e di tre. Due grandi archi di cerchio uniscono fra di loro i due gruppi di destra e i due gruppi di sinistra. E nel colmo di ciascuno di questi due archi stanno i due poli drammatici della composizione. A destra, più in alto di tutti, è il volto di Filippo che impersona il candore, la fede. È l'apostolo che ha seguito Cristo alla prima parola di chiamata e Filippo è posto più in alto di tutti. A sinistra, più in basso di tutti, sta il volto di Giuda. La linea che unisce il volto di Giuda a quello di Filippo passa esattamente sul volto di Cristo. Ancora una parola sulla tecnica usata da Leonardo per il suo dipinto, che non può essere chiamato un affresco. L'affresco, come dice la parola, dipinto a fresco, si esegue dipingendo l'intonaco ancora fresco appena steso sul muro. L'intonaco ancora fresco assorbe il colore che vi si incorpora profondamente. Ma questa tecnica esige rapidità e non ammette ripensamenti. Quando si sbaglia si gratta via tutto, intonaco, colore, e si ricomincia. Nulla di più lontano dallo spirito di Leonardo, che ama accostarsi alla sua idea attraverso un lungo approfondimento, un lungo lavorio interno, che si traduce in una non meno tormentata esecuzione. Il suo personalissimo modo sfumato di lavorare non si addice all'affresco. Per questo, egli, abbandonando le tecniche tradizionali, sopra il primo intonaco ancora grezzo, stende un secondo intonaco come uno stucco compatto. Sopra questo stucco, egli stende uno strato di imprimitura, come su una tavola prima di dipingerla. Sul muro così preparato, egli dipingerà con tempera forte, al modo antico cioè, con colori disciolti in rosso d'ovo. Questo artifizio permette a Leonardo di lavorare sull'immenso muro con la stessa minuzia e pazienza con la quale avrebbe dipinto una tavola. Ma purtroppo i tre strati sovrapposti, il gesso, lo stucco, l'intonaco, si dilateranno in maniera diversa
e assorbiranno l'umidità in maniera diversa, screpolandosi. Il 2 gennaio 1497 Beatrice d'Este, la piccola moglie ostinata e volitiva di Lodovico il Moro, quella che ha sbaragliato le favorite di Lodovico, quella che ha spinto Lodovico a eliminare Gian Galeazzo e farsi proclamare duca, viene alla Chiesa delle Grazie. È inferma, sofferente. La gravidanza già avanzata si presenta molto difficile e dolorosa. Maestro Leonardo, voi siete qui a dipingere l'ultima cena. Tutti ne dicono meraviglia. Noi passiamo di qui, dal chiostro, per andare... Stiamo andando a pregare sulla tomba della povera Bianca. Povera figliuola, non aveva 15 anni. Suo padre, il Moro, il signor Duca, l'adorava. Ma che bella pittura. Bisogna far presto. Stasera c'è un ballo. Ancora una festa. Ma Giovanni... Ma perché Giovanni non tiene il capo appoggiato sopra la spalla di Gesù? Perché... Perché in quell'ora nessuno può confortarlo. È vero. Nessuno può confortarlo. Andiamo. Si fa tardi. Lorenzo? Sono così stanca. Quella sera stessa, in piena festa, Beatrice ebbe un grave malore. Aiutatemi, portiamola di là! Beatrice! Beatrice! Ma cosa? Fatemi passare! Via, via! Là, sopra il letto! Beatrice. Attenti! Fate piano! Beatrice, Beatrice, ma che avete, Beatrice? Un medico, presto! Fai presto! Un medico, fai presto! Il medico, è il medico! Ma cos'è? Cos'ha avuto? Sta molto male, il bambino, un parto prematuro. Cos'hai? Cos'è? La musica. Fate cantare. Cosa? La musica. Ah, sì. La musica, la musica. Marchesino. Marchesino! La musica. La musica. Sì, sì, la musica. Non interrompete per me. Signori. Signori. La duchessa vuole che la festa continui. Suonate. Ecco, la senti? La musica adesso c'è. Ma la senti? Non la sento. Sì, sì, c'è la musica, la senti? Beatrice, sì. La senti la musica? C'è. Così, in piena festa, Beatrice morì a mezzanotte.
assi e l'impalcatura, mettetele là. Le assi e l'impalcatura, metteteli là, forza. Ecco, bravi, ecco. Così tutti insieme. Bravi, dai. Così tutti insieme, forza. Cominciate a portarle via. Cominciate a portarle via, forza. Avanti, dai. Avanti, dai. Dai, butta su adesso, spingi. Su, in fondo al repertorio. Forza, avanti. Forza, avanti. Ma Salai, cosa fai lassù? Vieni giù ad aiutare, no? Sto dando gli ordini di qua sopra, no? Dai, dai, ordini su. Ecco, spingete tutti insieme. Nel febbraio 1498 la pittura poteva dirsi finita. L'ammirazione che avrebbe suscitato sarebbe stata immensa. Purtroppo intatta, durò pochi anni. Teniamo di portare via tutto. Qui deve essere tutto pronto, oggi viene il duca a vederla. Salai con quella cappa nuova sembra un pavone. Con quei paletti, ma mettili in ordine. Salai è sempre lo stesso, ormai ha 16 anni. Sempre più bello, sempre più vanitoso e presuntuoso. Ah, Marco, possiamo portare via al ponte? Sì. Presto, ragazzi, forza! E a modo suo, in modo quasi animalesco e selvaggio, affezionato a Leonardo, che seguita ad annotare con minuzia. La scrittura rovescia di Leonardo si legge in uno specchio per trasparenza. AD 4 ad aprile 1497, la cappa di Salai. 4 braccia di panno argentino, lire 15. Soldi di lire 4. Velluto per ornare, lire 9. Soldi di lire 1. Bindelli, magliette, manifatture. Leonardo annota tutte le spese e in fondo aggiunge con lo stesso tono distaccato: Salai ruba i soldi. Mettete sul tappeto. Vogliamo far presto? E gli scranni? Due. Due, sì, il duca vuole così lo stesso, anche se la duchessa non c'è più. Su, mettete ordine, levate la segatura. Bene quel tappeto. Guardate le pieghe. Ecco, bravo. Avanti, su. Di qua, dammi una mano. Il capolavoro non è ancora finito, che già i tre strati di intonaco cominciano a screpolarsi. Dobbiamo pensare che il destino favorisce una insospettata volontà di autodistruzione che, mai confessata, si nasconde nell'animo di Leonardo. Caso o destino avverso, quasi tutta l'opera meravigliosa di questo grande si sbriciola appena fatta. Più gravi esempi ne vedremo in seguito. O va perduta, o rimane nascosta, come le innumerevoli invenzioni affidate ai suoi scritti, nella polvere degli archivi, che vengono trovate soltanto quando, dopo secoli a volte, l'umanità, con fatica, le ha inventate di nuovo. Tuttavia, in quei pochi anni che sopravvisse intatto, il Cenacolo fece scuola nel mondo. Anche se appena 50 anni dopo il Vasari scriveva che appariva come una macchia abbagliata. Purtroppo anche la fortuna avversa parve accanirsi contro quel capolavoro. Nel 1652 i frati ne tagliarono un pezzo per aprire un passaggio tra la cucina e il refettorio, così che i cibi non arrivassero troppo freddi sulla loro tavola. Meno male, questa porta ci voleva proprio. E intanto l'opera del tempo continuava inesorabile. I soldati di Napoleone trasformarono in stalla il refettorio, malgrado l'ordine contrario che Napoleone, come dice Stendhal, scrisse da cavallo sul suo ginocchio. E nell'agosto 1943 la zona delle Grazie fu pesantemente bombardata. L'affresco era stato protetto con sacchi di sabbia e lì per lì questa fragile difesa parve reggere quasi per miracolo. Ma la guerra infuriava e la pioggia cadeva e nessuno poteva occuparsi del Cenacolo. Nel 1946, ricostruito il refettorio, fu iniziata una pazientissima e sapiente opera di restauro, ma lo stato attuale del Cenacolo, purtroppo, è questo che vedete. Quella fessura doveva essere quasi il segno premonitore di una frana. In un anno e mezzo, tutto il mondo nel quale ha vissuto Leonardo si sgretola e crolla. Gli stranieri,
i francesi, troppe volte chiamati in aiuto dai signorotti italiani nelle miserabili rivalità che dividono gli staterelli della penisola, hanno imparato la via delle Alpi. Luigi XII invade il Ducato di Milano, rivendicando una presunta eredità di sua nonna Valentina Visconti. I francesi occupano Alessandria, giungono alle porte di Milano. Calma, fratelli, calmatevi. Calma. Signor Duca. La notte del 2 settembre 1499, Lodovico, sconfitto, prima di fuggire da Milano, viene a pregare per l'ultima volta sulla tomba di Beatrice d'Este, la giovane moglie. Per il Moro, lasciare Milano è anche lasciare le grazie. Le grazie gli erano particolarmente care. Vi aveva profuso lavoro e denari. Vi aveva fatto collocare la tomba sua e di Beatrice. Nelle grazie voleva farsi seppellire. Aveva ornato il refettorio con il più bel affresco del mondo. E ora doveva fuggire. Lasciare tutto, le grazie, Milano, il ducato con tanta paziente astuzia conquistato. Sconfitto ancora una volta dai francesi, morirà in Francia, prigioniero, a soli 57 anni. Il 6 ottobre 1499 i francesi entrano in città. Luigi XII fece ingresso solenne assistendo a un Tedeum nel Duomo. E un reparto di balestrieri guasconi si esercitò sul meraviglioso modello del cavallo di Leonardo. Con Salai e Luca Pacioli, Leonardo lascia Milano. Ha annotato con la sua solita gelida precisione: il duca ha perso lo stato e la roba e la libertà, e nessuna opera si finì per lui. Prima di partire, Leonardo ha recintato e sbarrato, inutilmente, quella piccola vigna fuori porta Lodovica che solo pochi mesi prima il Moro, sempre in debito col suo eccellentissimo pittore, gli aveva donato. Non era gran cosa, 16 pertiche, cioè meno di un ettaro, ma Leonardo vi aveva fatto sopra 1000 progetti. Egli è stato per 20 anni al servizio di Lodovico e teme le rappresaglie dei francesi, che infatti sequestreranno quella vigna. Così si dirige verso Mantova, dove Isabella d'Este, sorella di Beatrice d'Este, regna su un minuscolo stato. Ma quale accoglienza gli riserverà Mantova? L'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Seguire il tacito e infinito andare del tempo. Abbandonare opere costate sangue e dolore.
ricadere nell'incertezza e nel bisogno a 50 anni. La partenza da Firenze una mattina di primavera era stata una liberazione. La partenza da Milano in questo freddo dicembre è una fuga. Mantova è un minuscolo stato dove Isabella d'Este, sposa Francesco Gonzaga, regna sopra una corte piccola ma raffinata. Intelligente, colta, brillante, Isabella adora la pittura, la musica, la letteratura, non solo per naturale inclinazione, ma anche perché consapevole del lustro che in quei secoli le arti riflettevano sui signori. Isabella, infaticabile, fa scrivere. Scrive per accaparrarsi di ogni illustre pittore almeno un'opera, un capolavoro da aggiungersi a quelli che già possiede. Capolavori da mostrare ai principi e agli ambasciatori che passano per il marchesato. Scusate, vi introduco senza cerimonie. Siamo una famiglia semplice. Isabella? Gli ambasciatori volevano salutarvi prima di partire per Venezia. Oh, signori, mi sorprendete qui nel mio studiolo. Eccellentissima Marchesa. Nell'intimità delle mie cose, delle mie pitture. Perugino. Oh. Mantegna. Mi sento come fra amici. Grandi amici. Vostra Eccellenza ama le pitture? Moltissimo. Oh. Allora, venite, Eccellenza. È una saletta che voglio farvi vedere. Noi la diciamo la camera degli sposi. Gli affreschi sono di Andrea Mantegna. Vi prego. Scusate se vi introduco così in una delle nostre stanze. Ma la bellezza delle pitture vi farà dimenticare questa piccola offesa all'etichetta. Grazie. Oh, il viola. Il viola di quella veste. Ogni volta ci lascio gli occhi. E quest'azzurro. Il marchese Lodovico e la marchesa Barbara di Hohenzollern. Straordinario. Vi prego. Straordinario. Entrate. Grazie. Prego. Oh, splendidezza. Intratteneteli voi. Certamente. In tutt'altra occasione, l'arrivo di un artista quale Leonardo avrebbe colmato di felicità Isabella. Vai, vai. Purtroppo oggi le condizioni del suo piccolissimo stato sono precarie. I francesi padroni di Milano sono vicini pericolosi. Cosa diranno se la corte di Mantova diventa rifugio di quanti oggi fuggono da Milano? Vi prego. Venite, c'è un amico vostro. Anche Cecilia Gallerani, come altri naufraghi della corte milanese, ha cercato rifugio presso Isabella, la quale, pur non avendo animo di respingerli, sa che la presenza di questi fuggiaschi la compromette. Maestro Leonardo, no, voi siete un principe dell'arte e come tale dovete essere ricevuto. Venite, ho una sorpresa per voi. Cecilia, la contessa Bergamini. Caro maestro, il vedervi di passaggio per Mantova ci riempie di gioia sincera. Veramente. Quanti avvenimenti. Quanti tristi avvenimenti in questi tristi mesi d'autunno. Basta, basta. E così? Dove siete diretto? A Venezia? Sì, a Venezia. Oh, ma qualche giorno vi dovete fermare. Ho bisogno di un'opera vostra. Mantegna, Perugino, ma senza un Leonardo il mio studio non è il mio studio. Vi ricordate, Cecilia, quando inviai un corriere pregandovi di mandarmi anche per un giorno il ritratto che vi aveva fatto Leonardo? Oh, se aveste tempo di farmi un ritratto. Leonardo, che probabilmente aveva pensato di trattenersi a Mantova, comprende che non vi si può fermare. Zoroastro, pronti i bagagli? Sì, maestro. Buongiorno, figliolo. Ho già salutato Sua Eccellenza. Partiamo subito? Ah, ne avete fatto una copia? Sì, per portarla con me e forse farne un dipinto. Zoroastro, il cavalletto. Subito. Pagato così con un magnifico disegno, oggi al Louvre, il suo debito per quei pochi giorni di ospitalità, Leonardo si congeda.
Oh, che bello. Bello, grazie. Ma un dipinto, un vero dipinto, con quella vostra magia di luci e ombre. Di questo ritratto dell'eccellenza vostra, penso di farne un dipinto. Oh, ve lo portate via? No, ne ho fatto una copia perfettissima. Ma l'immagine più viva dell'eccellenza vostra la conservo qui. Io sono sicurissima, sicurissima che voi manterrete la promessa. Sicurissima. Addio. Fossero stati altri tempi. Leonardo non manterrà la promessa. Partì da Mantova lasciando nell'irrequieta marchesa il rincrescimento di una grande occasione perduta. Fossero stati altri tempi. I tempi sono duri. Il re di Francia dalla vicina Milano penserà persino di invadere Mantova. Isabella gli correrà incontro tutta sorrisi, con un vestito a gigli d'oro, che è l'emblema francese, e un quadro del Mantegna in dono. E lei, piccola donna, salverà così il marchesato. Ma della partenza di Leonardo non si dà pace. Lo inseguirà per anni, con lettere e ambasciate. Lasciata la poco ospitale Mantova, Leonardo si dirige proprio verso Venezia. Sicuramente Leonardo andò a Venezia. Ebbe in quel breve soggiorno contatti con il Senato e con la Signoria? Non lo sappiamo, ma tentò di allacciarne perché il bisogno urgeva. Subito egli pensò di conquistare quel gruppo ristretto di aristocratici diffidenti che governavano la Serenissima, affrontando il grande problema di Venezia. Come difendere la città dai turchi? Da pochi mesi il doge Antonio Grimani è stato duramente sconfitto dal sultano e Venezia teme addirittura d'essere invasa per via di terra. Egli scrive: «Illustrissimi signori miei, avendo io veduto come i turchi non possano venire prima in Italia per alcuna parte di terraferma che non passino il fiume Isonzo, ho giudicato non si potere fare riparo in alcun sito che sia di tanta validità quanto quello che si può fare sopradetto fiume». Non sappiamo se questi abbozzi di lettere si riferiscano a un preciso incarico o siano progetti che Leonardo pensa di presentare. Ma poiché Venezia può essere assalita soprattutto dal mare, un'improvvisa invenzione, assurda nella sua temerarietà, balena agli occhi di Leonardo. Dai, bravo così, Zane! Zane, metti adagio le piede nel sandalo! Metti l'adagio che non vada a fondo tutto, ma la barca resti così a mezz'acqua, per stagnarsi bene! Così a mezz'acqua deve stare! Non insegnare. Non insegnare, sarai solo eccellente. Ah sì. Chiama un garzone. Un garzone di nascosto. E fatti cucire la veste in casa. In segreto, sì. In segreto. Qui sotto sta l'uomo. Una maschera. Con gli occhi di vetro, con cui tu possa nuotare sott'acqua. E al fiato... faccia serratura. Al cambio della guardia. Al cambio della guardia fai scoppiare sotto la nave e dai fuoco a tutte le galere. Ci vuole una vestigia di pancera, giubbone, calze e un odre da soffiarvi. Un odre per l'alito. Sgonfiato ne andrai a fondo tirato dai sacchi di sabbia. Gonfiato tornerai sopra l'acqua. Una maschera con gli occhi di vetro. Ah. Porto un coltello e tagli bene, a ciò che una rete non ti pigliasse. Queste frasi rotte, confuse, a volte incomprensibili per noi, Leonardo le ha veramente pensate e scritte. Egli ha avuto l'intuizione improvvisa di una nuova arma terribile, distruggitrice, da offrire a Venezia, il sottomarino. E per affiancarlo, uomini che nuotino e agiscono sott'acqua, i sommozzatori.
Questo Leonardo imprevisto, esaltato, quasi sconvolto dall'incalzare delle idee che lo agitano, balza ai nostri occhi così, vivo e preciso, dai nervosi appunti di una delle pagine del Codice Atlantico, come da una radiografia. L'uomo superiore, malinconico, ironico come il sorriso delle sue figure, è travolto di entusiasmo come un ragazzo davanti alla possibilità di un'impresa mai tentata dall'uomo e che lui tenterà. Perciò raccomanda a se stesso in segreto, non insegnare e sarai solo eccellente. E come un ragazzo sogna di dar fuoco alle galee, egli stesso. Se in fra 4 ore voi un barrendete, n'andrete a fondo! Anche questa frase si legge nel Codice Atlantico. Questa impresa quasi assurda, assalire la flotta turca e farla saltare in aria con navi sottomarine e sommozzatori, per un attimo Leonardo sogna di compierla lui stesso. In segreto si farà cucire la veste, lui stesso darà fuoco alle galee, lui avrà eterna fama di audacia e ne ricaverà immensa ricchezza. Sarà ricco, potente, libero di dedicarsi ai suoi studi. E per essere ben sicuro di non farsi ingannare, annota. Fai patto per istrumento che metà della taglia dei prigionieri sia tua, senza eccezione, e che il deposito del denaro e il pagamento sia fatto presso Manetto. Questo Manetto è Alvise Manetti, persona di sua fiducia. Leonardo non si finisce mai di scoprirlo. Lo crediamo freddo, arido, così alto nelle sue meditazioni da darci un senso inumano di gelo, come una cima sempre nevosa perché è troppo alta. Ma subito dopo, forse suo malgrado, ce lo troviamo alla nostra stessa altezza, travolto per l'entusiasmo di un'invenzione, inaudita per quei tempi, ma travolto da un'emozione che non avremmo mai sospettato in lui, da un'emozione che oseremmo dire infantile. L'ammirato sgomento che ci ha sempre comunicato cede il posto alla commozione e diciamo anche all'affetto. Scrivo il mio modo di star sotto acqua. Questo io non voglio divulgare né pubblicare per le male nature degli uomini che l'userebbero solo per assassinare nel fondo dei mari, rompendo i navigli e sommergendoli con gli uomini che vi sono dentro. Le ore esaltate della notte sono passate. Il sogno di grandezza e di distruzione è restato e deve restare un sogno. Uno scrupolo modernissimo, anzi attualissimo, pensate agli inventori della bomba atomica, trattiene Leonardo. Lo scafandro e il naviglio subacqueo, che gli sono balenati nella fantasia in un'ora di esaltazione, resteranno per sempre sepolti in una delle pagine dei suoi libri segreti. Zoroastro! Zoroastro! Dai, su! Se no non si parte più. Ma dov'è il maestro? In piazza. Ah, bene. Maestro!
Maestro! Aspetta! A Firenze, mentre egli studiava minutamente e lungamente l'anatomia del cavallo, il Verrocchio modellava e portava a termine il suo monumento a Colleoni. E ora il cavallo modellato dal Verrocchio è qui, nella piazza, gettato in bronzo, che può sfidare i secoli. Mentre i resti del suo cavallo, sfregiato dai balestrieri guasconi, maestro, si stanno disfacendo sotto la pioggia. Quanto lavoro, quanto ingegno sprecato, quanti studi incominciati e poi non compiuti. Ma non è tardi. Anch'egli, Leonardo, farà. Ha 50 anni e con le mani riesce ancora a piegare e spezzare un ferro di cavallo. Non si disperderà più in studi e in sogni. Ormai anche troppa conoscenza ha accumulato. Non divagherà più. Farà. Partiamo, maestro. Sì. Muove-se.